Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio. Nel Signore troviamo quella serenità e quella pace di cui veramente abbiamo bisogno. Siamo grati a Dio perché possiamo dire come il salmista che possiamo vivere in pace, realizzare pace, e la sera, quando poi arriva il momento di andare a dormire, possiamo dire: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu mi fai stare al sicuro. Naturalmente non tutti possono dichiarare una tale cosa. Molti purtroppo hanno dei sonni agitati, alcuni non riescono proprio a dormire, a non avere riposo, ma nella parola di Dio noi troviamo chiaramente la via per poter vivere una vita serena. Una vita serena con Gesù. Naturalmente la vita ci imporrebbe di stare sempre a correre e molte volte ci rendiamo conto che la vita ci spinge a una continua corsa, ma al di là di quella che è la corsa fisica che a volte siamo costretti a fare per raggiungere un po' i vari obiettivi, dobbiamo imparare a riposare e a riposare nel Signore, a riposare interiormente ed evitando anche l'eccessivo attivismo, quell'attivismo inutile che non serve, a volte anche dannoso. E naturalmente, per poter realizzare riposo vero, quel riposo di cui parla il Salmo 23 che stiamo considerando, e stiamo già ripercorrendo il verso 2 da un paio di meditazioni, da un paio di puntate di questo programma, dicevo, per realizzare quel riposo di cui parla il Salmo 23 abbiamo anche bisogno di avere chiaro nel nostro cuore, nella nostra mente, ciò che veramente è importante. Di avere, per dirla come di solito si suol dire, la giusta scala delle priorità. Rileggo questo verso che voglio rimanga impresso nel nostro cuore. Il verso 2 del Salmo 23 dice il salmista: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Ed è bello riposare nel Signore, è bello riposare con Gesù, godere di questo riposo interiore che soltanto può giungere dal Signore. Ma dicevo, per avere veramente riposo interiore, per poter essere sereni, per vivere questa calma, questa pace che il Signore è venuto a donarci, è importante che noi mettiamo ordine nelle nostre priorità. E allora cosa dobbiamo mettere in cima alle nostre priorità? Beh, prima di tutto abbiamo un insegnamento prezioso nella Scrittura e ci viene direttamente da Gesù, che ci dà chiare indicazioni riguardo a questo. Gesù disse un giorno: e che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Cosa giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Vedete, il voler guadagnare tutto il mondo naturalmente non potrà contribuire alla salvezza della tua anima. L'ordine di Gesù è chiaro: noi dobbiamo prenderci cura della nostra anima, perché noi abbiamo un'anima eterna, un'anima eterna. La tua storia, la mia storia non finirà con i giorni che noi vivremo qui sulla terra. La storia continuerà e continuerà nell'eternità, e noi vogliamo essere ben preparati per affrontare l'eternità, perché per quanto mi riguarda, ma per quanto ci riguarda come figli di Dio, noi vogliamo trascorrere la nostra eternità con il Signore Gesù Cristo. E Gesù ci dà delle indicazioni per poter far sì che veramente possiamo regnare con Lui. Egli dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi siamo invitati a mettere ordine sulle nostre priorità, nelle nostre priorità. Metti ordine nelle tue priorità e cerca prima di ogni altra cosa il regno di Dio. È quello che dobbiamo fare. Naturalmente questo può avvenire se privilegiamo la ricerca, se curiamo la comunione con
Dio. Si può essere stanchi a volte fisicamente e a questo si può rimediare con una buona dormita o con qualche giorno di vacanza, qualche giorno di riposo. Si può essere stanchi anche a volte spiritualmente e questo è più complicato, perché ciò significa che la tua relazione con Dio e con i figli di Dio è in qualche modo compromessa. Allora, quando questo accade e può accadere, trova il tempo e impegnati durante la giornata a coltivare comunione con il Signore, perché il Signore desidera che tu possa vivere vicino a Lui, possa vivere in comunione con Lui e possa avere con Lui una buona relazione. Realizza la dolce presenza del Signore e se questo accadrà, certamente al pari di Davide, tu potrai affermare quello che egli dice nel nostro salmo, nel salmo che stiamo meditando in questo tempo, e cioè che egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Dio ti ama e vuole avere un'intima relazione con te, perché vuole occuparsi di te, vuole occuparsi anche della tua famiglia. Non c'è motivo di stare sempre a correre soltanto per inseguire ciò che il mondo ti offre, ma impegnati a farti dei tesori nel cielo, nell'eternità, perché la tua anima, la mia anima, è un'anima eterna e noi dobbiamo avere consapevolezza di dove trascorreremo la nostra eternità. Noi abbiamo già una dichiarazione forte, potente, che ci giunge da Cristo Gesù, e Lui ci dice che chi crede in Lui ha vita eterna, ed è di questa vita che noi vogliamo veramente parlare, ed è questa vita che vogliamo realizzare, la vita eterna che abbiamo per mezzo della fede in Cristo Gesù il Signore. Ecco che Gesù continuamente ci invita a fare le giuste scelte, ci invita ad avere le giuste priorità, ci invita ad accostarci a Lui, ci invita a prendere da Lui, e sarebbe proprio da persone sconsiderate rifiutare questo invito, perché nell'accettare l'invito di Cristo noi abbiamo e troviamo tutto quello che ci occorre ora e per l'eternità. Oh, la parola di Dio ci parla in modo particolare di un invito che forse tutti i credenti credo conoscono, e lo troviamo riportato nell'Evangelo di Matteo al capitolo 11, quando Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi ed io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Questo termine, questa parola spesso l'abbiamo ripetuta in queste meditazioni, riposo, che non significa andarsene a dormire, ma significa quella quiete, quella calma, quella serenità, quella pace interiore che solo può giungere dalla presenza di Dio in noi. E allora, caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, sei stanco? Sei affaticato? Ti senti oppresso? Gesù dice: venite a me, venite a me. Ed è quello che noi vogliamo ancora fare oggi, invitarti ad andare a Gesù. Vai a Gesù e imparerai a vivere serenamente e in modo equilibrato la tua vita, e soprattutto vai a Gesù, sarai libero da ogni oppressione ora e per l'eternità, perché la tua anima eterna riposerà in eterno con Cristo Gesù il Signore. Dio ti benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.